La preghiera è la chiave che può aprire ogni porta. Oggi stiamo finendo il nostro studio su Geremia 29:11. Se vuoi, puoi farmi sapere cosa ne pensi. La Bibbia dice: «Perché io conosco i piani che ho per voi», dichiara il Signore. «Piani per farvi prosperare, non farvi del male. Piani per darvi speranza e un futuro». Geremia 29:11. Dio ha un piano per il tuo futuro. Il primo passo da compiere per entrare nel suo piano è quello di invocarlo in preghiera. Nella Bibbia, Dio fa questa promessa nei versetti che seguono Geremia 29:11, il versetto su cui ci siamo concentrati questa settimana. «Allora mi chiamerete e andrete a pregarmi e io vi ascolterò. E mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore. Sarò trovato da voi, dice il Signore, e vi riporterò indietro dalla vostra prigionia. Vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho condotti, dice il Signore, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto portare via». Geremia 29:12-14. Puoi invocare Dio in tutte le tue difficoltà, perché Egli ti ascolterà. Permettigli di occuparsi della tua situazione. Naturalmente, noi odiamo il vuoto e la solitudine. Quindi affida i tuoi problemi a Dio e poi cerca la sua presenza con perseveranza. Il suo spirito riempirà tutti i tuoi luoghi di incertezza, dove le cose sembrano impossibili. Ecco la sua promessa. Chi cerca Dio lo trova. Non è lontano da te. Vuole essere trovato da te. Bussa e lui ti apre la porta, perché la preghiera è la chiave che apre ogni porta, anche quella del tuo futuro. Sì, Dio conosce i piani che ha per te e ha concepito un futuro di pace e di vittoria per la tua vita. Avvicinati a Lui oggi ed Egli si avvicinerà a te. Hai il tuo ruolo da svolgere ed Egli ha promesso di fare il suo ed è straordinario. Grazie di esistere. Eric Sellerier.